Il servizio civile permette ai giovani fra i 18 e i 28 anni di vivere un'esperienza civica, culturale ed umana, misurandosi con i problemi della comunità, offrendo soluzioni in linea con i principi di solidarietà, responsabilità, partecipazione e tutela dei diritti. Una reale opportunità di crescita personale e professionale, un anno in cui, oltre a prenderti del tempo per capire come costruire il tuo futuro, puoi offrire il tuo contributo alla cura della società in cui vivi. Un impegno di 12 mesi, durante il quale realizzare una delle esperienze più formative e stimolanti della tua vita. Ciao! Presentati! Mi chiamo Davide, dalla Bernardina, ho 36 anni e sono un educatore al punto d'approdo di Rovereto e dove ricopro anche il ruolo di OLP da circa un annetto. Presentati! Ciao, sono Claudia, ho 26 anni e faccio servizio civile verso il punto d'approdo. Di cosa ti occupi in particolare? Allora, io affianco gli educatori in questo percorso di ricostruzione della persona della donna, che faccio il servizio civile in una comunità in difficoltà e che mira anche all'inserimento delle donne nel mondo del lavoro. E il mio lavoro è un po' affiancare gli operatori. Trovo un aggettivo che parli del punto d'approdo. Accogliente, sì, indubbiamente. Familiare. Adesso fai una smorfia alla tua civilista. Io prendo la smorfia. Saluta il tuo OLP. È difficile coniugare la tua mansione con la tua vita? No, la mia formazione è una formazione comunque psicologica, quindi i miei studi, insomma, mi hanno formato per, anche se ricopro un ruolo di educatore, a lavorare comunque nel sociale e con persone che hanno difficoltà o che hanno dei bisogni. Quindi non trovo la mia professione in linea con quella che è la mia persona. È stato difficile per te coniugare questo ruolo con la tua vita? No. È stato anzi un'occasione per poterla migliorare la mia vita, è diventato parte integrante della mia vita. Consiglieresti il servizio civile? Ovviamente sì, è un'esperienza veramente positiva che consente a giovani ragazzi di sperimentarsi in un contesto di aiuto e che può essere veramente una fonte di crescita personale e anche magari professionale per loro. Certamente è stata una mia priorità alla fine degli studi. Cosa diresti ai ragazzi che intraprendono questa esperienza? Di viversela pieno e di fidarsi e affidarsi ai loro OLP e in generale proprio anche alle figure che lavorano all'interno della struttura dove fanno il servizio civile e di non caricarsi eccessivamente di responsabilità o di cose troppo gravose, ma di viversela proprio in leggerezza come un aspetto di crescita loro personale. Cosa diresti ai ragazzi che intraprendono questa nuova esperienza? Di viverla a fondo, a pieno e di farsi investire da questa esperienza, di poterne assaporare e prendere tutto quello che di buono può dare. Perché dovrebbero scegliere il punto d'approdo? Perché è la struttura migliore che c'è sul territorio, ovviamente. Perché la Sandra cucina bene. No, dai, scherzi a parte, perché è un'ottima cooperativa che lavora con donne e che offre un grande aiuto a donne che si trovano in difficoltà, a 360 gradi, sia madri che donne straniere, che tutta una serie di situazioni che troverebbero altrimenti un difficile supporto, un difficile aiuto.
punto d'approdo le contribuisce ad aiutarle a rimetterle in piedi e a cercare un'attività magari lavorativa e una sistemazione abitativa differente. No, vabbè, a parte questo, sì, si mangia bene al punto d'approdo. Posso, io sono una buona porchetta, quindi. Perché è sicuramente un posto dove poter conoscere diverse realtà di tutti, diciamo, di tutti i tipi, anche che a noi possono sembrare lontane, ed è un posto, secondo me, nel quale potersi formare in una prospettiva di crescita personale e professionale. È un buon punto di inizio per, diciamo, tante cose nella vita. Hai raggiunto degli obiettivi durante quest'anno? Sì, soprattutto personali, perché ho notato tanti cambiamenti nella mia persona, proprio nei confronti del mio approccio alla vita e alle relazioni, anche professionali, perché sono convinta di avere, come dire, di aver acquisito delle competenze professionali che mi saranno utili. Saluta la tua civilista e il pubblico come una star. E so di averla fatta meglio del mio volto, comunque. Come una star, grazie. Davide, cosa vuoi fare da grande? È quello che sto facendo. No, diciamo che la strada intrapresa è quella che avevo in mente. Ora il suggello per me sarebbe comunque, essendo io appunto psicologo e psicoterapeuta, riuscire a lavorare e ad aprire uno studio privato e poter intraprendere la carriera privata. Cosa vuoi fare da grande? Io salvare il mondo da sempre. Io sono la paladina dei diritti. Diciamo che il punto d'approdo è stato per me un momento di vita molto importante, perché mi ha fatto capire che qualsiasi lavoro voglio fare, voglio lavorare con le persone. Le relazioni, un lavoro di relazione, mi troverei bene in un lavoro di relazione sicuramente. Ma prima sii umano e diventa volontario.